Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione dei due acquisti della SSU e Sabbia, Durante e Mosti. Parlo al direttore sportivo Matteo Lovisa, che presenterà i due ragazzi e poi le vostre domande. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. E ci tengo a portare i saluti del presidente, che per motivi personali non ha potuto essere qui. E ci tengo anche a ringraziarlo, perché penso che sia un ulteriore sforzo fatto da lui e in prima persona, visto che detiene il 100% delle quote. Quindi ci tengo a ringraziarlo molto, perché è l'ennesima dimostrazione che a quanto tiene questa squadra, questa maglia, questa piazza. Per quanto riguarda poi l'aspetto tecnico, penso che è da mesi che lavoriamo col mister, col presidente, con l'amministratore su dei giocatori che potessero aiutarci a migliorare un po' il tasso qualitativo della squadra e anche il tasso umano, perché penso che sia uno spogliatoio importante. Penso che sia Andrea che Nicola abbiano questi valori. Come ho sempre detto fin dall'inizio dell'anno, il giocatore a Castellammare possiamo sbagliare tecnicamente, il ragazzo e l'uomo sicuramente non lo sbaglieremo. Poi Andrea mi ha segnato l'anno scorso, Nicola mi ha segnato 3 anni fa, speriamo che tecnicamente ci possano dare una grande mano, ma da questo punto di vista non ho grandi dubbi. Quindi intanto benvenuti, do il mio benvenuto a entrambi e poi per qualsiasi domanda siamo qua. Cominciamo con le domande. Mario Vollono, Vivicinto. Direttore, buon anno, visto che non abbiamo avuto l'opportunità di farci da vicino. Ecco, difficilmente si vede, devo facere i complimenti al presidente, che giustamente ha messo la parte economica, però anche l'indicazione sua è stata importante. Ovviamente finora, diciamo, la squadra, come diceva lei, è fatta da umida, si vede in campo, l'abbiamo visto per tutte le 19 partite. È la prima volta però che al secondo giorno di mercato arrivano due giocatori, non un giocatore. Ecco, questo significa che lei già stava lavorando da parecchio sotto traccia. Sì, ma io l'ho detto un po' sin dall'inizio, no? Penso che il mercato si faccia un po' tutto l'anno, poi è normale che non serve solo la nostra disponibilità, ma anche quella dei ragazzi, degli agenti e delle società che tengono i cartellini. Però era da un po' di tempo che lavoravamo su questa cosa. Poi Nicola, sono un po' di anni che insomma cerco di prendere, poi per un motivo o per l'altro non c'è stata occasione. Andrea comunque in quest'estate avevamo parlato, poi sono fatti scelte diverse, sia ragazzi che nostri, però sono profili insomma che seguiamo da mesi. Non è sicuramente un'attiva chiusa al 3, nata al 2, da quantomeno un mese prima, in linea di massimo c'era un po' questa idea qua. Questo bravo presidente ha messo subito a disposizione un budget in modo da poter attrezzare anche un allenatore, di poter lavorare sui principi in cui questa squadra crede. Mario Di Capua, in questa Bialai. Direttore, tanti auguri di buon anno, buon 2024. Iniziamo con due bei regali anche per i tifosi, due giocatori che sicuramente saranno importanti per la rosa attuale della squadra. Ci può descrivere, cioè una tua descrizione da parte dell'uno sull'uno e sull'altro, e cosa vi ha portato anche, magari sicuramente di comune accordo con il mister e con il presidente e il direttore Pocino, di cercare proprio questo tipo di profili per migliorare o comunque dare un'ulteriore mano al mister per il campionato? No, partiamo un attimo, poi le caratteristiche secondo me singole magari diranno un po' meglio loro, perché io posso avere delle idee. Ti ha colpito a te per portarli? Allora, intanto sono profili da Juve Stabia, come dicevo prima, come profilo umano e anche come profilo d'età, perché sono stati fatti entrambi dei prestiti con un obbligo, determinate condizioni. Ma sono stati presi due giocatori, uno del 98 e l'altro del 2000, quindi non sono sicuramente giocatori venuti a Castellammare a fare l'ultimo contratto, o assolutamente no. Col mister è un po' di tempo insomma che c'è un confronto quotidiano su dove si può andare a cercare di migliorare una squadra che comunque sta facendo bene, il che non vuol dire che abbiamo delle lacune da evidenziare in maniera importante. Se dobbiamo cercare di incrementare ancora di più e poter fare un giro di ritorno all'altezza e dignitoso, abbiamo individuato un po' in Nicola come trequartista, in Andrea come attaccante, un po' quello i nostri obiettivi. Poi a Nicola e Andrea lo sanno, sono stati chiari fino all'inizio, vengono qua, il posto non lo, il mister gli ha detto, non lo garantisce nessuno, sanno che vengono a giocarsi qualcosa di importante, che è inevitabile essere primi a fine giorno andata, è un qualcosa di importante. Domenica c'è il Monterosi, dirà al campo, come ho detto quest'estate, se la società ha lavorato bene o male. È normale che la tempistica, siamo stati veloci, io dico, non guardo mai il mercato delle altre, ma
la Juve abbia, penso abbia fatto la propria parte, poi il campo dirà se abbiamo fatto bene o no. Daniela Salaco, Vivicento. Direttore, buongiorno e benvenuti ad Andrea e a Nicola. Loro ovviamente tenderanno a valorizzare ancora di più quei reparti che insieme alla nostra linea difensiva hanno costituito un po' la chicca di questa Juve Stabia, anche se il vero segreto è sicuramente il gioco di squadra, tanto decantato anche da mister Paiuta. Per quanto riguarda la linea difensiva, ci sarà qualche novità? Ma penso che adesso il mercato della Juve Stabia non dico che sia finito, ma quasi, nel senso che gli obiettivi erano questi di mercato, li abbiamo fatti subito anche perché dobbiamo pensare al calcio giocato, che poi le partite non si vincono dietro la scrivania o altre cose, ma si vincono in campo. Quindi vediamo se sarà una possibilità, se qualche ragazzo uscirà e ci chiederà di andare a giocare un po' di più, interverremo sul mercato, se no aspetteremo e continueremo su questa idea qui, consapevoli che abbiamo un buon gruppo e vogliamo provare a giocarci gara dopo gara con massimo entusiasmo. Libero Cascone, Stabia Channel. Fabio, buongiorno. Allora a questo punto l'obiettivo è diverso, abbiamo un altro obiettivo. L'obiettivo è fare punti di gara in gara, come dice sempre il mister, poi penso che a fine giorno andato ho sempre detto che una linea andava tirata, sicuramente l'obiettivo adesso deve essere stata nella parte sinistra classifica, dopo che abbiamo fatto così bene la giornata in andata, però senza Silly, senza tante cose, le pressioni che devono vincere il campionato saranno le altre. Noi bisogna pensare da domenica a fare punti con Monterosi, ma come ho sempre detto, le gare sono complicate su tutte. I punti contano ogni partita, non è che si giochi con la prima o con la seconda, conta meno che con la decima. Quindi la mentalità deve essere quella che abbiamo avuto sempre nelle giornate in andata e dobbiamo continuare così. Buongiorno, mi sono Andrea Durante. Allora, benvenuto anche a Stramale, buon anno anche a te, speriamo che sia un anno buono per tutti, anche con il tuo arrivo. Tu a Castellammare già hai conosci un po' la piazza, perché hai giocato con Francavilla, ci hai fatto culo con la maglia del Messina. Ecco, da Trieste si dice che tu volevi venire qui a Castellammare. Hai lasciato una piazza importante al terzo posto, come diceva il direttore, non sei sicuro di avere il posto titolare, ma come ti stai trovando in questi prime giornate di allenamento con il mister, con la squadra? C'è qualche calciatore che conosci bene? Sì, adesso ho fatto l'anno scorso il ritiro con Baldi, quindi qualche giocatore lo conosco, ma sono subito stato accolto bene anche sui social, quindi la cosa mi è piaciuta tanto. Benvenuti al sud, quasi. Esatto. E sì, come ha detto il direttore, sono qui per aiutare la squadra, per mettermi a disposizione del mister, e poi come ha detto lui, sceglierà il mister chi dovrà giocare, chi dovrà impegnare le partite in quel momento, e io sarò a disposizione al 100%. Dica. Andrea, ora giro a te la domanda che ho fatto al direttore: le tue caratteristiche, e soprattutto che tipo di campionato in cui poi ti aspetti, considerando che la Juve Stabia in questo momento è diventata, poi per quello che ha fatto in campo, cioè è andata la squadra da battere? Ma l'obiettivo della squadra è quello di vincere partita dopo partita e fare più punti possibile nel giro di ritorno. Quello è senza pressioni di vittorie, di campionate, cose varie, come ha detto il direttore. E caratteristiche mie personali sono comunque di aiuto alla squadra, sono uno che lega anche il gioco, ma che preferisce anche la profondità, e sono uno più che altro d'area di rigore. Piace far gol, penso come tutti gli attaccanti, però principalmente quello è il mio. Speriamo che tanto. Salvo. Andrea, tu hai volutamente lasciare la Triestina, e ovviamente da lì ci sono state comunque delle comunicazioni molto chiare, molto obiettive, anche dal direttore generale che dice: chi non apprezza il progetto della Triestina lo accompagna direttamente. Cosa ti ha spinto a venire proprio qui a scegliere la Juve Stabia? Beh, sicuramente il progetto che c'è da parte del direttore, il progetto che c'è da parte del mister, perché comunque prima di venire qua mi hanno consigliato e mi hanno specificato principalmente come era il mister, come era il direttore, quindi
sono contento anche perché c'è una squadra giovane che è quello che tra virgolette cercavo, nel senso di potermi rilanciare e poter fare un anno, questi sei mesi, meglio di quelli che ho fatto, e quindi questo mi ha spinto. E poi comunque mi ha spinto anche il fatto di avere una squadra molto ambiziosa, perché comunque lo è. Cosa volessi dire ai tifosi? Ma è quello che posso dire ai tifosi, di continuare a seguire come ho visto in questi mesi, e di sperare di poter vederli sempre più numerosi allo stadio e di continuare così noi a vincere le partite, e una speranza in là di fare qualcosa di grande. Bollolo. Invece adesso con Nicola faccio sempre la prima. Buon anno, benvenuto, giusto che ti salutiamo. Ecco, tu per quanto riguarda la tua esperienza, due promozioni con Monza e con Modena è stato anche la Serie B, poi adesso è arrivata la chiamata del Tella quest'anno, però ecco, a livello di quest'anno, il direttore ha già detto ti inseguiva da diverso tempo, perché è riuscito a braccarti. Sì. Che cosa ti ha convinto, ecco, te, ad accettare la proposta del direttore, che comunque è un direttore ambizioso, molto giovane, che già sta dimostrando di saper fare solo? Sì, innanzitutto inizio ringraziando il direttore, la società, il mister per la fiducia. E sì, già quando era a Pordenone mi aveva contattato, poi dopo per altre cose non si è chiusa, però penso che questa, sono molto contento che comunque ha ancora fiducia in me, e adesso è stata questa chiamata, sono davvero felice, perché comunque non capita tutti i giorni di essere chiamato da una squadra che sta andando così bene, e quindi mi ritengo anche fortunato e cerco di dimostrare tutta la fiducia che mi è stata data. Con le due promozioni, puoi dare anche tu, con l'idea di esperienza, come si vince un campionato? Ma sì, cioè, è difficile da dire, però penso che il gruppo è la base di tutto, poi soprattutto anche il mio modo di giocare, che comunque risalta magari con i compagni, e penso che quello sia la base. E qua da appena sono arrivato ho visto che c'è molta alchimia tra il gruppo, e sono davvero contento di questo. Di Gallo. No, ben arrivato, oltre che le tue caratteristiche, volevo chiederti a chi ti ispiravi come giocatore, cioè se c'è un giocatore che ti ispira, e poi che cosa ti aspetti qui questa sera? Ma sicuramente di quelli top ho avuto anche la fortuna di allenarmici con Dybala, e sicuramente a livello top mondiale, però come caratteristiche mi piace molto il suo modo di giocare. Allora, benvenuto, innanzitutto un'altra volta, quando sei entrato alla Virtus Entella lo scorso anno, hai dichiarato che eri veramente entusiasta perché la società ti ha fortemente voluto. Qui alla Juve Stabia senti di portare lo stesso entusiasmo per come ti ha voluto il direttore Lovisa e di conseguenza anche tutta la Juve Stabia? Sì, sicuramente cercherò di entrare molto umilmente nel gruppo e di dare tutto me stesso, però ripeto, sono molto contento di essere qua e cercherò di mettere tutto me stesso per la squadra. Stessa domanda che ho fatto a lui, cosa vorresti dire di così? Ma sicuramente che cercherò di mettere tutto me stesso per partita per partita, soprattutto partendo dagli allenamenti, perché comunque è da lì che parte tutto. E niente, mi devo ad Andrea, che comunque so che è una piazza importante, e di supportarci sempre dal primo all'ultimo minuto. Ultima, Mario. Nicola, trequartista sotto punta, essere a destra, essere a sinistra, qual è il tuo ruolo? Ho fatto un po' tutto, però maggiormente il trequarti, sì. Il trequarti ho fatto di più. Grazie a tutti.